Una buonasera a tutti, siamo con Oriana Trombin, consigliera delegata del sindaco, con varie deleghe. Con diverse deleghe, certo. Varie opportunità, sì. Eventi culturali e poi istruzione. Istruzione e sistema museale. Ok, quindi cultura. Cultura 360 gradi. Certo. E una delle iniziative sulle quali stai lavorando per diciamo, rendere appetibile e attrattiva Adria per la gente, per le persone, per i cittadini che ci ascoltano. Ecco, noi stiamo lavorando a 360 gradi, come ho già detto, stiamo soprattutto lavorando con i giovani, con gli studenti, stiamo preparando due eventi molto importanti. Uno sarà il 17 di aprile, che sarà di marzo, scusate, che è la giornata dell'Unità d'Italia, e stiamo coinvolgendo gli istituti comprensivi, quei comprensivi, scuole medie, quindi scuole medie, scuole elementari, e stiamo anche pensando anche alla scuola materna, stiamo organizzando e vediamo. Dopodiché stiamo facendo un'altra, e questa è una cosa molto importante, faremo un grande evento, sempre in streaming purtroppo per questa pandemia, e per il 21 di marzo, che è la giornata delle vittime, di ricordo delle vittime di mafia. Abbiamo già contattato i professori di tutti i superiori, che sono veramente collaborativi e in gambissima, e quindi stiamo cercando di sensibilizzare i ragazzi proprio su questa tematica della mafia. Sì. E quali sono gli istituti che sono coinvolti in queste iniziative, istituti superiori? Allora, gli istituti superiori sono tutti e quattro gli istituti superiori presenti a Adria, che sono il liceo Bocchi Galilei, il Colombo, l'alberghiera, cioè l'istituto Cipriani, Conservatorio, conservatorio cerchiamo sempre di coinvolgerlo. Istituto tecnico. Come stanno rispondendo? Stanno rispondendo, posso dire, alla grande. Infatti il sindaco e io siamo molto molto soddisfatti. Per dare una cifra di numeri? Ad esempio l'ultima diretta che abbiamo fatto, l'ultima conferenza, avevamo 600 giovani che erano connessi. Sì, certo. Chiaramente. Quindi questo è stato un risultato che ci ha gratificato, diciamo, certo. Perché fin dall'inizio, ecco, il sindaco e io abbiamo poi cercato di lavorare veramente certo. con i giovani della nostra città e non solo. Chiaramente era in videoconferenza per la questione della pandemia. Sì. Quindi. Per il futuro come lo vedi? Beh, come il futuro vengono? Vedo che, ecco, c'è il futuro. E soprattutto oggi, una giornata un po', comunque siamo speranzosi, ecco, nel senso di coinvolgere sempre di più i giovani e renderli protagonisti, e siamo anche molto molto contenti, scusate se parlo, che abbiamo anche il forum dei giovani, è la prima volta che a Adria c'è il forum dei giovani, i giovani stanno lavorando in modo molto collaborativo e stanno avendo anche delle bellissime iniziative. E quindi diciamo che il futuro lo vedo in mano ai nostri giovani della città, e non solo, perché noi pensiamo anche a un respiro più grande anche al dente. Certo, l'ultimo messaggio per chi ci ascolta. Allora, l'ultimo messaggio è quello di dire che Adria è una città viva dal punto di vista culturale, e di eventi ne abbiamo per tutti i gusti, per tutte le età e per tutti. Ecco, basta saper guardare e partecipare. Ecco, che qualche volta senti qualche commento negativo che ad Adria invece tutto perfetto, è appunto sì. Voglio dire. Però diciamo che eventi culturali ce ne sono veramente tanti. Beh, e tutti i giorni, direi, e tutti i giorni. Venite ad Adria. Quindi venite ad Adria. Città Porta del Delta. Città Porta del Delta. E mi rivolgo anche ai cittadini di Adria, partecipate anche voi a tutte le nostre iniziative, che sono veramente tante. Perfetto, andiamo dopo con la diretta del sindaco.